Massimiliano Pani, coordinatore del gruppo di lavoro sulla violenza di genere della Chiesa Battista. Cosa devono fare gli uomini per contrastare la violenza alle donne? Un lavoro su se stessi, prima di tutto, hai detto. La violenza maschile contro le donne è appunto un argomento che riguarda principalmente gli uomini, di cui gli uomini devono farsi carico, non soltanto gli uomini che in qualche modo hanno fatto proprio atto di violenza, ma in modo più generale tutti quanti noi, perché viviamo e contribuiamo a formare una società che è profondamente maschilista e che porta avanti degli stereotipi di uomo e di donna, che anche più o meno inconsapevolmente rendono possibile e rendono purtroppo realtà la violenza sia fisica che psicologica che sessuale. Hai detto, c'è una buona notizia, perché il lavoro è culturale, il lavoro che va fatto, e quindi qual è il lavoro culturale da fare? La notizia è che essendo che questi stereotipi sono appunto stereotipi nati sotto il punto di vista culturale, storico e sociale, possono essere destrutturati, possono essere completamente destrutturati e costruiti nuovi. Questo perché soltanto attraverso una nuova identità di maschio che non guardi più al potere come punto di riferimento, si può andare avanti ed essere tutti quanti in qualche modo più felici, sia gli uomini che le donne. Hai detto, un lavoro anche doloroso noi dobbiamo fare come uomini. Perché doloroso? Doloroso perché tutto ciò a cui noi ci siamo stati abituati, tutto ciò che ci è stato insegnato, tutto ciò in cui noi siamo cresciuti, ci riporta a certi stereotipi, a certi modi di essere che sono poi che portano poi come frutto tutto ciò che noi viviamo. Quindi si tratta di rinterrogare se stessi, dovessi spogliare completamente e diventare in qualche modo più fragili, anche per poi diventare magari più forti insieme alle altre. Bello.